Comandante Petrarca, lei dirige il reparto ricognizione aerea di Roma Capitale. Perché questo servizio pubblico e che importanza riveste per la cittadinanza romana e per il territorio del Comune di Roma? È un servizio primario per quanto riguarda tutto il controllo del territorio e tutte le dinamiche legate al controllo del territorio. Roma è una città particolare, è molto vasta, tra l'altro è una delle più grandi d'Europa e nel suo territorio comprende una grande fascia di agro romano, due fiumi che l'attraversano e più anche 20 km di costa, per cui possiamo immaginare quali sono tutti i problemi collegati a questa tipologia di questa città. Per quanto riguarda il coordinamento, intanto la funzione principale è il coordinamento con le nostre pattuglie a terra, per cui chiaramente in caso di traffico, di tipologie, di criticità è chiaro che noi facciamo da coordinamento. Per quanto riguarda proprio la posizione delle pattuglie o anche liberare la strada per quanto riguarda e incidenti stradali se ci sono dei blocchi particolari. E poi attraverso la nostra centrale operativa facciamo anche da coordinamento insieme alle altre forze di polizia e alla protezione civile. Comandante, che ritorni ha in termini amministrativi, sociali ed economici questo vostro servizio per l'amministrazione di Roma Capitale? Ha un ritorno molto ampio e sfaccettato proprio per vari aspetti. Uno intanto è sull'abusivismo edilizio, il secondo è il controllo del territorio e poi anche la percezione della sicurezza attraverso tutti i mezzi che i cittadini stessi hanno, sanno di essere controllati. E per quanto riguarda poi anche le fasi critiche, tra l'altro si interviene direttamente dall'alto, per cui ha una risoluzione, diciamo, alle problematiche più immediata, per cui diciamo che è una risposta immediata al cittadino che sta all'interno della fase critica. La protezione civile è collegata direttamente con i nostri apparati radio, per cui tra l'altro anche l'anno scorso, purtroppo nella disgrazia di Ventotene, il nostro mezzo era quello più a disposizione, immediato, pronto al decollo, per cui abbiamo fatto in 45 minuti ci siamo recati sul posto. Poi per quanto riguarda altre tipologie, gli scavi abusivi, le varie tombe o cose o scavi archeologici che noi abbiamo scoperto intorno nella zona vicino Ostia. Un fatto carino che ci è capitato è che appunto abbiamo trovato una delle persone che stavano facendo questi scavi abusivi e questi poi carinamente ci hanno detto rompere le scatole anche dall'alto, che vuol dire che il controllo comunque ci sta ed è attivo.